proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Non mi serve più a niente la roba affilata. Capienza, elimina dispersione. 25% danno oppure ricarica. Andiamo di danno. Però costa molto sta cosa. Il fatto è che sto pensando di provare a fare la sfida. Della picca e delle pistole. He's made a right comfortable bed for all those bullets. 633. La roba stravagante potenzia la carabina. Le pallottole provocano abbattimento. Più 30% velocità durante la mira. Non lo so, credo che probabilmente sì, me le farò poi per conto mio queste sfide. The shards are getting harder to find. Qui c'è la sfida. Vabbè, vediamo com'è, dai. In questa arena di allenamento i sicari reticenti esaminavano i punti più delicati del combattimento con l'asta. To prepare for the wilds, Ceylania's brushers practice at Camp Dunce. Had to navigate a maze of pincushions with nothing but a pike. Attiva tutti e sei gli interruttori. It's a dangerous test for a dangerous job. Non posso neanche. Ok, no. No. Sometimes the course was brutal. Capito. Non avevo capito. Health tonics were off limits at Camp Dunce. They said they made you weak. Un po' cattivi questi qua. The brushers were Ceylania's field agents. And their training was harsh. Va bene. It's a dangerous test for a dangerous job. Non capivo cosa mi aspettava. You had to find a path through the maze as quick as you could. Prendendo meno danni possibile, cosa che sto fallendo miseramente. Oh, sometimes the course was brutal. Sono tutti collegati, tipo uno ne deve abbattere uno per poter liberare il passaggio. Dove caspita è l'ultimo rimasto? Just getting through the course in one piece was an accomplishment. Vabbè, sì, terzo premio. Non conoscevo bene l'ambiente. Con questo potrei potenziare ulteriormente la picca. Ma per ora voglio continuare a dedicarmi alla storia. Oh, bellissima sta atmosfera. Tipo con le lucciole. Quindi zia alla fine non è andata all'appuntamento con Zulf per scoprire qualcosa su Yura o quello che è. Forse non c'è andata per ora.
Calderone di Colford, questa zona instabile che un tempo raggiungeva il cuore del mondo è ora in subbuglio. Not everything blew up in the calamity. Why Colford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Ma non mi capita mai di andare in un posto pacifico. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. Cos'è questa bellezza qui? Mantici infiammanti? That learning led to some interesting inventions. E beh, direi. The raw power of the world fell right into our hands. Permesso. Oh, poi mi libero, ok. Ah, conta come arma principale proprio. Playing with the cauldron's fires became an addiction. Can't fault our people for their natural curiosity now, can you? Sure, we dusted off a good many secrets out here. But we discovered other things we're better off not knowing. The taste of air is so hot it sticks to your lungs. Sì, lo sto notando. Best to keep out of the cauldron. Questo posto è ostile. Fa un caldo insopportabile. Tremendamente ostile. All sorts of awful things crawling underfoot. Meglio lasciarli in pace questi. The more ash we swept aside, the more life we found. Sì, c'è molta vita qui per essere un posto così inospitale, apparentemente. Ah, questi beccano danni anche quando sono chiusi, è certo. After all, when we look down inside Colford Cauldron, look down through all the smoke and flames. Ricarica. We saw in there the heart of the world. The heart now laid bare by the calamity. Ah, wow! Hai capito? We had to have it. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Jawson Bog. Kid's thinking he's gotta trek all the way back around the cauldron. Luckily, the cauldron cooked up a little shortcut for him. Meno male. Sure, it ain't the most convenient path. Su questo non avevo dubbi. Non mi aspettavo cortesia. Biggest stink eye he's ever seen's waiting for him on the other side. Piccatevi sta raffica. Where there's one stink eye, there's always more. Sì, c'è tutto un gregge di sti cosi. The cauldron's tenants all gather up to bid the kid a fond farewell. Wow! Ragazzi, troppo Pops gentili. Open on him like a pimple on a school day. Lasciatemi in pace. Dove devo andare? Qua mi sa, sì. With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city. Fires died out. There's nothing left of it.
Ci stanno ancora un po' di creature pestifere, però. He comes back looking like the inside of a chimney. Chissà perché. The shard works like a charm. You can hear the monument's heartbeat again. Facciamo la fornace. La vera fornace consente l'accesso a due livelli aggiuntivi di miglioramento, sbloccando tutto il potenziale di ciascuna arma. Per ora non ho abbastanza punti per sfruttare questa cosa, ma il vero arsenale consente l'accesso alla tagliola di avventurieri, una potente abilità segreta. Per una sola abilità mi sembra un po'. Cioè, a meno che non sia qualcosa di stratosferico, non credo ne valga la pena. Ain't saying much, but that's the greatest forge in all the city. È anche l'ultima e unica fornace rimasta. Solo 800 pezzi. Potrei potenziare. No, manco il macete. Più 100% danno da colpo critico. Niente, tutto ciò dovrà attendere ancora un po'. Picca. Anche volendo non posso. Non ho roba appuntita. Interessante anche questo lanciafiamme, ma il fatto è che le armi alla fine si potenziano del tutto, credo, nella seconda partita, cioè uno può fare New Game Plus, quindi fare una nuova partita con tutte le armi sbloccate e continuare questo processo di miglioria dell'arsenale. Io questo gioco l'ho finito un po' di volte, quindi ho dei dati di salvataggio con tutte le armi sbloccate, le abilità e così via, ma qui per fare il let's play ho fatto una partita nuova e quindi non credo si potrà vedere poi questo arsenale messo effettivamente all'opera. Ever see a kid with a musket and a fire bellows? Bit of a disturbing sight. Una vista in qualche modo inquietante. Sì, proprio perché non posso potenziarla, però la picca, però vabbè, usiamola, me ne frego, magari faccio un po' meno danni. We spotted a pecker carrying a shard to Mount Zand. Monte Zand è nascosto tra le rovine della montagna sacra, un tempo ricca di flora e fauna. E spero che adesso sia deserta. Can't rightly call Mount Zand a mountain anymore. There's no more mountains now. Wow, è una giungla sto posto. There's no place left for the beasts of the wild to go. Vabbè, non possiamo combattere così, però. Oh, i danni! Danni ancestrali! So they figure they'll hold out right here, on a slab of mountain the Calamity forgot. Una fetta di montagna. Qua ce n'è un altro. Senti, andatevene tutti a quel paese. Good thing for those beasts the Calamity saved leftovers. We only found their little lair because they found themselves a little shard. Ho veramente difficoltà a capirci qualcosa di ciò che mi circonda. Perché non vedo niente, non vedo neanche me stesso. The creatures of the wild, they've been building a bastion of their own. Hai capito la natura che si organizza. But they ain't yet prepared for any company. Ragazzi, mi dispiace rovinarvi la festa, ma best thing we can do for those beasts right now
is put them down quick and clean. Fa molto far west questa musica. Mortaio del veliero. There's only one kind of mercy left these days. Boom. Porca miseria. Questo mortaio l'ho appena preso, quindi non è potenziato, ma vabbè, lo tengo. Così almeno ve lo mostro. Grammofono sublime. What the city left behind, those beasts took for themselves. Consegui il numero richiesto di cimeli che sono sparpagliati nella campagna. Un apparecchio che genera musica tramite dischi incisi appositamente. Le tradizioni musicali di Selandia si basano sulle canzoni popolari della melodia piena di sentimento. Rimangono poche tracce di tali tradizioni. Ovviamente l'abilità non mi serve a nulla, visto che ho scelto di utilizzare temporaneamente il mortaio. Pertanto metto... Facciamo l'esca. A quanto pare Kid se ne sta tipo in mutande qui nell'arsenale. E dai. Fiore esplosivo. Look at it this way. It's either them or us. But if we win, they win too. Our bastion is everybody's gain, not just ours. Io so perché ha detto questa frase. Unfortunately, there's no explaining that to a simple beast. Those beasts been hard at work fixing up the place. Certo che... Complimenti a queste bestie, perché comunque hanno creato qualcosa. Io so perché il narratore Rux ha detto questa cosa, che se curiamo il bastion vinciamo noi, vincono tutti, perché... Cioè, anche le bestie. Sta cosa la so io, ma il gioco ancora non l'ha spiegata in realtà. They've been searching for cores and shards, just like we have. Maybe they've thought about turning back, just like we have. We just really need their shard. Kid got it fair and square. He don't need to keep tangling with all those things. I danni sono tanti. Non vedo niente. Ma facile alla fine. That's the way. Reazione a catena qua. Ma sto beccando in faccia la reazione a catena. Mi dispiace per queste bestiole, ma come ha detto Rux, se vinciamo noi vincono tutti. He's done what's best for him, don't you worry. Don't you worry. We'll all be better off once the bastion is complete. Anche qui sottotitoli. Cioè, intendeva dire, quando il bastion sarà completato saremo tutti meglio. Cioè, sarà bene per tutti. Grammofono. Ah, perfetto, posso scegliere il tema musicale.
bene se lo usiamo qui. I vicini in questo caso non vorrebbero venire a lamentarsi. Suppose it's true a little song can put things in perspective. Sai come usare qualcosa di questo genere? Ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Beh, lei è esperta di musica, da quel che abbiamo capito. Fix that thing right up, didn't we? Made these goings on a little livelier. La cultura. The culture. A still life of old unwanted keepsakes. C'era qualcosa di interessante nei oggetti smarriti, o c'è qualcosa di nuovo che non avevo letto. Pallottola squarciante. Una speciale pallottola che penetra nell'obiettivo ed esplode poco tempo dopo. Alcuni disapprovano l'impiego di questo dispositivo, ma nessuno negava la sua efficacia. Torretta a sorpresa, questa è del mortaio. Questa è del lanciafiamme, vabbè, siccome... Come vi ho detto, non potrò comunque utilizzare tutte le armi, non ha neanche senso star qui a leggere le abilità. Però forse posso... Nido dei becchi? Un cimelio. Un insieme di ramoscelli con un uovo solitario nascosto al loro interno. I becchi erano cacciati con ferocia prima della calamità, ma il loro numero non sembra diminuire mai. Questo lo prendo. Finders keepers. L'ho trovato e me lo tengo. Questo era forte. Anche questo. Potrei prendere una roba appuntita per potenziare l'asta. Gli uccelli possono riprodursi praticamente ovunque, no? They said the wild could never be tamed. If only they could see us now. Sai se è normale che questo uovo emetta un suono attutito che sembra un cinguettio? We're all a little short on friends these days, so that's a welcome sight. Sì, sto posto sta diventando uno zoo. Regà, divertimus. Non c'è posta. Cambiamo musica. Tanto tra un po' dovrò tornare a svolazzare nei cieli alla ricerca di... Quante particelle mancano? Due. Una per il tempio, una per l'arsenale. Il 50% danno da colpo critico. Don't want that thing leaving your hands until you decide it's time. 894. Se prendessi un'altra roba appuntita non avrei comunque punti per potenziarla. Mi manca poco a livello 5. Vediamo, per ora posso comunque sostituire... Mettere... Questo è straforte però, eh? Questo ancora di più però. Perché comunque non sono mai stato in vero pericolo di game over. Cioè, è capitato lì nel sogno, ma... Per il resto tutto relativamente sotto controllo. Quindi preferisco avere più danni. Graver Gimlet tastes different the longer you swish it around. Miraculous stuff. Roba miracolosa.
Costruiamo sto mortaio. Dopo che i Zell decommissionarono la loro flotta più grande, i grossi mortai di fiancata delle loro navi trovarono un nuovo utilizzo in difesa delle mura. Addirittura. Sembra un bel sistema di difesa. Però se uso il moschetto ho bisogno di questo. Perdo il discorso del critico con l'invisibilità, con la picca, però... A conti fatti mi sa che ci guadagno comunque con i danni. Ah, è vero! So scemo. The monument's getting better. Zolf sure did a number on it though. Ne manca solo una adesso. The arsenal's complete in case we need protection. Vediamo stabilità, tagliola degli avventurieri. Un sofisticato apparecchio trappola che scatta all'improvviso per immobilizzare gli animali e le vicinanze di chi la usa. Gli avventurieri se ne servivano per le battute di caccia che non andavano secondo i piani. Ma sembra un po' sopravvalutata sta cosa. Just a couple shards left. The quarry's gotta have one, right? Lo vedremo. Cava di pietra a punta. Un tempo c'erano numerosi tesori simili in questa risorsa tragica. Strategica, scusatemi, per la ricchezza di Salandia. Imagine everything you'd need to build a city like Salandia. It takes hard work and planning. And it also takes Burstone Quarry. The Ura tunnels beneath the quarry must have softened the blow from the calamity. Ah. We bought the whole place from the Ura on the cheap. Same goes for its natives, Rattletails. Why would the Ura put up with those pests? I sonagliosi. Rattletails ain't the worst of it either, but more about that in a little bit. Quel coso sta picconando con amore un coso. Non è mia intenzione disturbarlo. The quarry came with a lifetime supply of windbags. Sì, infatti. Windbags smaller than the naked eye can see are nesting in those rocks. But there was even more to it than that. Oh, cattiveria. Not only are these rocks a source of life, we found that the oldest ones remember things. Aha. They're recording everything, all the time, taking it all in. No wonder all those beasts were drawn to the quarry. The rocks were calling them. Keeping the quarry free from pests turned out to be a problem. Rattletails kept tunneling in to snack on windbags. Without those windbags, the quarry might not have its special qualities. Ti sembra proprio un bel ecosistema con tante creature in simbiosi e tutto quanto. Now why would the Ura sell off such a fascinating place? The Ura always were a superstitious lot. Might be the gods told them the quarry's bad news. Casino. In any case, it's fair to say the quarry was a godsend. Those rocks, all polished to a mirror sheen. Permesso? Non è permesso. E taglie. Come ci vado lì? Oh. Ah, facendo il giro. In maniera molto furbesca. The largest ones, you know as cores.
Sono note come nuclei, esattamente. Single core could keep the lights on in an entire city district. Vabbè, meglio lasciarlo lì quel coso, eh. The smaller ones, we call them shards. A shard's got a fraction of a core's power, enough to fuel a voyage to the motherland. Hard times in the quarry these days. Ritiro quello che ho detto prima. Posso morire e come? Sono assolutamente mortale e vulnerabile. Meglio evitare battaglie futili. Forse questo lo devo ammazzare per forza. Well, now the quarry's all dried up. These rocks are much too young to be of use. Ma io da dove passo, per favore? Ah, sti caspita di interruttori. Remember how I said rattletails ain't the worst thing in the quarry? That honor goes to a beast we took to Colin. Sir Lunky. Massive thing stomped many of our boys. We just couldn't get rid of him. The only thing harder than the rocks in Burstone Quarry is Sir Lunky's head. His big fat rump's plenty tough too, but so is the kid. Peccato che sto per morire. We never could get stubborn old Lunky to leave the quarry alone. Meno male che ci sono io che penso a tutti. Then the kid hears a voice calling from down the hall. Are you all right? It says. Chi è che parla? It's him. Oh. I've come to warn you, he says. Avvisarmi? Monumento spezzato. Chiedi a Zulf perché ha lasciato il Bastion. Che cosa è successo prima tra te e Rux? The Bastion is under siege. Let it fall. You should not go back. Ah. Kid hears him, but he ain't about to be deterred. If that's the way it is, he says, then I won't stop you. Okay. Because my countrymen will. Ha. Say what you will about Zulf, but he's a man of his word. His countrymen don't much care for pleasantries, though. Too bad for that. Jura. Zulf showed him the way here, and here they came to take revenge. Per vendicarsi. They got inside the bastion and shut the door. Kid's gotta go in through the back. Ma c'è anche un retro, non lo sapevo. Carino sto retro, come arredato. I should have told him sooner about all this. To make matters worse, seems that Ura took the girl. Pure. Strumento musicale di zia, una chitarra arpa.
Non andava mai da nessuna parte senza di essa. Sembra indispensabile. Sembra impensabile che l'abbia abbandonata. A meno che non avesse altra scelta. Unfortunately, they broke in and they started digging their holes. Something wrong sprung out of those holes and it's eaten away at this place. We tried to stop them, but we needed help. Quanti sono, che danni hanno fatto? Meno male che ci sono loro che mi danno una mano. Questa tecnica qui è micidiale. Oh, baby pecker. You don't make it. No! Mi hanno ucciso il piccoletto. Somehow, some way, he sends those who are packing. Problem is, it didn't matter. Zolf's plan worked. Almeno sono riuscito a salvare gli altri. We find each other as the dust settles. Then I tell him why the Ura came. To get us back. For the calamity. It was Ceylandia's master plan. To wipe the Ura out. But part of that plan backfired, didn't it? If only Zolf knew the whole story. Ok, quindi questa non è l'intera storia, ma a quanto pare la prima parte della storia è un po' brutta. Quelli di Ceylandia volevano uccidere quelli di Ura con la calamità, che però, come ha detto Rux stesso, si è un po' ritorta contro anche i tipi di Ceylandia. Completamente distrutto sto posto. Dov'è zia? Hai capito che cosa le è successo? What were we to think? They must have got her. Taken her back to her rightful home. The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started. Messo veramente male, però può essere riutilizzato adesso. Ho completato due sfide. La pietà. The mercy. The windbags ain't the only beast that drew a bad lot. La coscienza. The conscience. We haven't lost everything, long as we have that. ...2500, tanti bei punti. Va bene, rifletterò su come spendere questi punti e niente, ci vedremo nel prossimo video di Bastion. Ciao ciao!